Ciao, ciao ospite. Un giorno stavo facendo la spesa e ho assistito a un gioco che facevano padre e figlio che è andato avanti per tutto il supermercato e sono riuscita a fare un video che ti allego, che spiega la situazione. Grande, guarda il video, sei pronta? Bellissimo questo È il mio gioco! video Come si chiama? preferito. Maltrattato figlio! Chiama i servizi sociali. Guarda che è felicissimo questo bambino. Che se qui è un'alternativa ai vaccini. Ah sì, dice Cioè, che dopo che quando fai arrivi a questa. casa hai qualsiasi malattia. Cioè, se resisti a questa roba, resisterai a qualsiasi altra. Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata. Il tema della puntata di oggi è che c***o ho appena visto. Per un tema così particolare ho pensato di invitare all'interno degli studios di casa mia una persona per me molto speciale che di base è riuscita a resistere ai conati che la visione, diciamo che il vedermi ogni mattina a scuola, no, non so che cosa ho detto, che per anni è riuscita a sopportare la visione della... Com'è che si dice in italiano? Una persona che per 4 anni... No, 5. Per 5 anni ho sopportato il mio Esatto, e anche il modo in cui mi vestivo al liceo. Sto parlando di una mia amica storica, Vega. Salve a Salve, tutti. salve. Scusami, Vega, ci ho messo un po' a No, presentarti. tranquillo, Ho non dei ti problemi. preoccupare. Ciao Gu, eravamo a cena con degli amici in un pub. Di fronte a me c'era una coppia di fidanzati. Lui dà un morso al suo bel panino e si sporca di maionese sul labbro. Lei lo guarda con nonchalance e gli pulisce la maionese con il dito e sempre fissandolo negli occhi, poi si lecca il dito. La mia espressione era proprio di che c***o ho appena visto. Io Vabbè, dai, all'inizio di no, un tranquilla. io li avrei coperti poi del mio vomito ed è l'inizio di un horror, fidati. Che schifo. La maionese è uno di quei cibi che è buonissimo Se finché non lo non viene mangi preso. dalle bocche degli altri. Esatto, sì, diciamo in altre parole, sì. Fino sopra le ginocchia e dai piedi ha iniziato a. Era un idrante, io una cosa del genere non l'ho mai vista in vita mia. In tutto ciò mia madre si è messa a urlare insultandola e l'ho dovuta trascinare via per paura che la signora si girasse addosso. È vero, la mamma ha cercato comunque di gestire la situazione al toni. meglio. Ma si può fare la pipì in piedi? Se hai leggings alle caviglie, te la fai sui leggings, però sono scelte di vita. Alla fermata dell'autobus vidi una signora che si tirò giù le braghe e cominciò a davanti a tutti. Ma questi hanno un problema con le deiezioni, Davanti a tutti. Cercò anche di nascondersi dietro a un cespuglio, solo che dall'altro lato c'erano tutti che la stavano guardando. Vabbè, però è quando ti scappa, a te non è mai capitato, cioè io pure, no. La fermata dell'autobus di davanti a tutti, No, no, non mi è nemmeno a mai me. capitato. Scusate, è una vita semplice. È rosso? Aspetta. Devo fare una premessa. Io ho un gatto che adora annusare il culo alla gente e Ottima annusa sempre il premessa. culo della gente. Mia mamma una sera era lì e intanto il gatto le annusava il culo, no? Io me ne vado e quando torno vedo mia mamma in piedi che sta tenendo fermo il gatto e le sta annusando il culo. E le diceva nel frattempo: così impari, così sai che dà fastidio. E intanto le annusava Cioè, il buco del lei culo. Adesso non so se il mio gatto avesse appena c***o o meno, però niente, ho trovato mia madre con la faccia nel c***o del gatto. ha annusato. Niente. Buona giornata, ciao Gugu, ciao ospite. Un film di David Lynch. Ma Per perché? punirlo, fai come se il gatto se la prendesse. Capito? È quello che dico. Il gatto sarà stato lì tipo, ma finalmente ha capito cosa deve fare. Praticamente ero in Piazza Duomo. Ad un tratto un piccione è andato a schiantarsi contro un palo. A un certo punto un ragazzo ha raccolto il piccione da terra, si è messo dell'acqua in bocca e si è messo il becco del piccione in bocca spruzzandogli dell'acqua per farlo riprendere, al che il piccione si è ripreso e se n'è andato, è volato via. Cioè, il ragazzo poi è dopo 10 minuti lui diceva: ma veramente, oh mio Dio. Però ha salvato un piccione. Lo so, però dai. Dai, cioè io preferirei veramente annusare il c***o
Il gatto che cioè, i piccioni sono bruttissimi. No, non è che sono brutti, è che hanno 2000 malattie, tra l'altro. Quindi lui chissà, ha salvato il piccione, ha dato la sua vita per il piccione. Ma magari il motivo per cui si è messo l'acqua in bocca. Dici che lo conosceva il piccione. Ah no, pensavo tipo che il motivo è che lo conosceva, tipo che era il suo. John! Ciao Gu, un pomeriggio a Roma di ritorno dall'università, arrivo nel piazzale della stazione e vedo un signore che sputa addosso ad un piccione. Dalle scale della metro arriva un altro signore che inizia a sputare sul signore che sputava sul piccione. Che al mercato mio padre comprò. Ciao. Vorrei sottolineare che sputi, deiezioni corporee, sì. Piccioni sono fortissimo. No, invece tu lo sai che una volta io ho beccato in autobus uno che a buffo mi ha sputato. Ah, come in metro, questo è successo, sì. Volevo raccontarvi quando in prima liceo la mia professoressa italiana mi mandò in aula professori a recuperare un libro appunto della professoressa dimenticato. Appena arrivata apro la porta e la scena che mi ritrovo davanti è la mia professoressa di biologia seduta sul tavolo con il preside in mezzo alle sue gambe. Ovviamente la frase che mi è uscita è stata che c***o appena vista. Quello del preside, te lo dico io. Diciamo che io e Vega abbiamo testimoniato un sacco di cose durante gli anni del liceo che secondo me sono al limite... Il liceo che è avvenuto a Caracas, sì. Frequentato questa scuola dei sobborghi del sì. Sud America. Due nostri amici stavano litigando, F ha tirato da un lato della classe all'altro, non mi ricordo cosa in faccia a P, che si è girato e gli ha lanciato un cestino della monnezza pieno, solo che in mezzo c'era una nostra amica che era seduta al banco, in prima che fila. L'ha preso in testa e quindi si è trovata tipo il cestino ribaltato in testa pieno. Me la ricordo com'era, cioè nel senso... Com'era nostra amica prima di morire. Sì, ma la nostra amica è in buona salute, sì. È emigrata all'estero, però quindi forse... Allora, l'anno scorso sono stata in Brasile un mese e mezzo d'estate a fare volontariato. Praticamente, lì vabbè, in Brasile, immagino che saprai che le rapine sono veramente all'ordine del giorno. E c'era questa ragazza che stava camminando per strada, così si imbatte in questo rapinatore. Questo incontro è stato abbastanza violento, più che violento, minaccioso, così. Ma lei non si è lasciata spaventare dalla cosa, gli ha dato sti soldi, così. E poi ha deciso anche di iniziare una conversazione con questo ragazzo. Ed è finita praticamente quasi in un flirt tra i due, in cui lei era, non so perché, affascinatissima da questo tipo, dal rapinatore, eppure pareva che ci stesse parlando con lei. Morale della favola: dopo che lei era stata rapinata in maniera anche abbastanza brusca, lui l'ha invitata a mangiare e sono andati a mangiare nel posto più vicino che c'era lì, che era un McDonald's. Alla fine della cena praticamente lui ha detto: vabbè, adesso quei soldi che ti ho rubato ti offro la cena, e le ha offerto sta cena al McDonald's. E lei poi è tornata a casa tutta contenta e ha raccontato questa storia a tutti gli amici. E sta passando anche un bellissimo messaggio, che se volete invitare una ragazza a cena, rapinatela. Tra l'altro fate anche una bellissima figura, perché lei vi pagherà la cena, ma in realtà gliela offrite voi, siete, quindi guarda, le uscite proprio alla grande. Pensa se la storia andava bene. Guarda, amore di mamma, allora papà mi ha rapinata. Ci siamo conosciuti un giorno che papà mi ha messo un coltello alla gola, ma poi è finito tutto benissimo. Al McDonald's mi ha offerto la cena con i miei soldi. Esatto. Ciao Guglielmo, ciao ospite. Praticamente io, vabbè, una casa al mare, eravamo sul bagnasciuga io e mia cugina e c'era un bimbo col pannolone che stava giocando. Mi immagino abbia avuto più o meno 2 anni massimo. Allora faccio: ah, che carino questo bimbo, ciao bimbo, come sei carino, ma come ti chiami? Comunque questo bimbo ci guarda, mi guarda e fa: vaffebu. La sua, il suo commento a questa cosa. E siamo rimaste in silenzio per qualche minuto senza dirci niente, senza commentare questo fatto per un bel po' di tempo. E niente, questo era quello che volevo dirvi. Ciao. Magari era il bambino di Roger Rabbit. Sai, sì, quello col sigaro. Sì, era al posto del ciuccio. Era lui. O magari il suo nome è Vaffaebu, capito? Tipo africano e poi Kini di cognome. Mm. È tipo Ionico, che se lo ripeti poi veloce. Quindi dei genitori che ti volevano molto molto bene comunque. Vabbè, la famiglia Kini si sa, non è tanto carina. Vedo una coppia di signori anziani che erano particolarmente strani, oltre al fatto che sembravano un po' sporchini. Questi due, da quello che ho capito, erano marito e moglie.
La moglie stava seduta davanti e il marito dietro. E la moglie, che sembrava una signora abbastanza pazza, faceva ogni 2 secondi il gesto di grattarsi la testa. Ma si grattava forte, forte, sempre più forte, fino a quando a un certo punto il marito, gridando davanti a tutti, diceva: ah, ti devi spremere un limone in testa, tutto ciò in siciliano, ovvero t'ammungere il limone in da testa, te, te, te. Esce un limone tagliato a metà, lo spreme sulla testa della moglie, glielo strofina tutto in testa e gli fa shika shika, ovvero strofina strofina. La moglie che si strofina shika shika. Che pensaccio aveva in testa la signora? Ma che schifo, che le spreme il limone. Ma poi il signore era pronto a tutto, però c'aveva pure il limone. Non serve i bidocchi il limone? Boh, l'aceto forse. A me mi hanno messo la benzina quando c'avevo. Ciao Gu, lavoro in un negozio da 6 anni. C'erano una mamma con un bambino, dove lui guardava delle cose a sinistra del negozio, la mamma completamente a destra. Sento un rumore assordante di una scorreggia fortissima provenire da destra. Mi giro verso la mamma mi guarda con stupore e poi guarda il figlio e fa: Michael, non si fanno queste cose. Ma in realtà era stata palesemente lei. E io la guardavo come per dire: signora, ho capito che è stata lei. E lei continuava a sgridare il figlio, che poverino era lì inerme. Cioè lei ha... No, madre infame. Mandato proprio. Bevuto il figlio. Figlio che ora ha traumi per la vita, no. Tipo se sente spostare no, una sedia. No, il malvade. Lui però è un cecchino che è stato lì a continuare a fissarli. Ma lui l'ha pure imbruttita. Anche cioè, lui comunque, dai. Ragazzi, campioni mondiali di dissimulare. Signora, lei ha scorreggiato, Che dire, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io ringrazio Vega per essersi prestata così. Che piacere. Ti vedo, ora uscirai. Non aspetterò mai più un autobus o una fermata con lo stesso stato d'animo di prima. Ringrazio anche voi che avete guardato questo video e soprattutto fatemi sapere se anche a voi magari è capitato un qualcosa di analogo o se magari vi è successo un qualcosa di assurdo. O se avete una vita piatta e banale. Io naturalmente come sempre vi invito a farmi sapere quali sarebbero dei temi che vi piacerebbero e allo stesso tempo vi invito a iscrivervi a questo canale, attivare le notifiche se non volete perdere nessun video e ci vediamo la prossima settimana con un'altra vita buttata. Ciao! Ciao! Bravissimi, ora vi inceneriamo! Ora vi bruciamo la retina!